Pentedattilo, Reggio Calabria, un borgo abbandonato da molti decenni, di una bellezza incredibile, che adesso si tenta, attraverso l'azione diretta dei cittadini, di capire in che maniera poterlo recuperare. Laboratori territoriali in avvio. Le prime tracce di le notizie di Pentedattilo si risalgono al periodo del 640 a.C., quindi il periodo dei Calcidesi che fondarono anche Reggio, quindi le prime origini sono greche. Poi ebbe un periodo abbastanza fiorente nel periodo romano e un degrado, invece un decadimento sotto i bizantini, anche per le continue incursioni saracene dal mare. Poi si susseguirono gli eventi della storia medievale, diventò feudo sotto gli Alberti, poi marchesato sotto la famiglia degli Abenavoli, e, insomma, la storia è legata molto anche ai conflitti tra queste famiglie che si contesero ora i feudi, ora i marchesati. In seguito, diciamo, nella metà del Novecento, con le alluvioni che riguardarono gran parte dei territori calabresi, il comune venne trasferito, l'abitato di Pentedattilo per sicurezza venne trasferito più a valle. Quindi successivamente c'è stato ricreato il paese nuovo, che è un 200 metri più a valle, e il borgo piano piano venne, diciamo, abbandonato. E soltanto poche famiglie, poche unità abitative rimanevano appunto in vita, oppure diciamo venivano abitate saltuariamente d'estate, nel periodo estivo. E quindi il borgo, diciamo, fino a 15 anni fa, in grosso modo, era un borgo prevalentemente abbandonato. E successivamente, grazie anche all'azione dell'associazione Pro Pentedattilo, che è un'associazione onlus molto attiva che si è sempre adoperata per il recupero del borgo e del suo patrimonio, si è iniziato a fare qualcosa. Quindi l'attività dell'associazione ha riguardato soprattutto proprio la scelta e la valutazione di una serie di bandi di progettazione, di bandi per l'accesso ai fondi, e alcuni di questi progetti, anzi parecchi, sono stati poi realizzati, e quindi gli interventi di recupero si sono poi attualizzati, riuscendo chiaramente a far rivivere il borgo, almeno nella stagione estiva. Quindi adesso il borgo vive per 3 mesi l'anno, e riuscendo appunto a dare delle funzioni nuove a questi immobili che erano appunto abbandonati. Quindi ogni progetto di questi, praticamente con ogni progetto si riusciva a recuperare una parte del borgo, alcuni immobili, una parte dei percorsi, la messa in sicurezza, quindi una serie di interventi che si sono poi raggruppati per un unico fine, che era quello appunto del rilancio turistico e culturale del borgo stesso e della sua salvaguardia anche. L'associazione Pro Pentedattilo, comunque, che è costituita di persone che anche hanno degli immobili nel borgo, quindi interessati personalmente al recupero del borgo. E quindi è l'associazione stessa che ha diciamo spinto molto per recuperare il borgo e per riattivarlo, e ha acquistato proprio anche alcuni immobili che poi ha messo a disposizione delle attività pubbliche per il progetto. Un'altra attività di innovazione è stata anche quella di creare eventi culturali. Praticamente gli autori locali venivano a promuovere i loro scritti, e quindi tramite una serie di attività culturali diciamo si gestite dalle associazioni e dall'Agenzia Borghi Solidali, che in questi ultimi anni è stata molto attiva su Pentedattilo, e anche campi scuola che si sono attivati, anche ospitalità, scambi di studenti dell'Unione Europea che sono venuti a lavorare anche a Pentedattilo. Una parte di questi immobili è sempre destinata o ad attività laboratoriali o ad praticamente laboratori artigianali oppure artistici, spesso ospitando mostre appunto fotografiche o scultoree o quant'altro.